Eccoci di nuovo all'interno della nostra workstation. Abbiamo avuto, devo dire, un weekend perfetto dal punto di vista meteorologico, perché sia prove libere che qualifiche sono state col sole. Il problema è che non siamo riusciti a piazzarci bene in Q1. Ero convinto che il mio tempo fosse sufficiente per poter passare il Q1, in realtà siamo finiti in sedicesima posizione, quindi partiremo dalla sedicesima posizione, ma penso che col passo gara che abbiamo possiamo riuscire a scalare via via tutte le posizioni e quindi riuscire almeno ad arrivare alla decima posizione e guadagnare il nostro primo punto. Al solito Alex ci manda un messaggio: ok, buona fortuna, sai come funziona, fa attenzione alla curva 1, non voglio vederti perdere un'ala alla prima curva, ma sii anche opportunista, ricorda di utilizzare a modo il comando sorpasso, la batteria è completamente carica all'inizio della gara, quindi sfruttala al meglio. Vi faccio vedere anche che abbiamo cambiato completamente tutte le componenti della Power Unit, quindi stiamo utilizzando batterie nuove, cambio nome, insomma tutto nuovo. Non dovremmo avere appunto alcun problema, ma le prossime prove libere, per esempio, andrò a utilizzare magari componenti vecchi per non andare ad usurare eccessivamente queste componenti della Power Unit nuove che abbiamo installato. Direi che possiamo andare, torniamo indietro, no, sbaglio sempre ogni volta, workstation, ok, ci siamo, andiamo a farci questi 14 giri al GP di Miami. Benvenuti nella città magica, siamo oggi all'autodromo internazionale di Miami che si integra con l'Hard Rock Stadium, una struttura che ospita vari tipi di sport e avvenimenti come i vari Super Bowl, le Baseball World Series e una serie infinita di concerti. Adesso anche la Formula 1. Collocato sulle coste del sud-est della Florida, il circuito di Miami si snoda per 19 curve e 5 km 400 metri. Il layout è stato ideato per incentivare l'azione ravvicinata e garantire la massima sicurezza ai piloti e ai fans, che sicuramente avranno di che divertirsi. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position e accanto a lui prende posto Sergio Perez. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Leclerc, Sainz, George Russell e Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Ricciardo e Valtteri Bottas, Gasly, Ocon, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, Farina, Vettel, Lance Stroll e Alexander Albon, Latifi e Yuki Tsunoda. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Come al solito possiamo andare a scegliere la nostra strategia, ovviamente sceglieremo quella più veloce, ovvero inizieremo con le gomme medie e poi il secondo stint andremo ad utilizzare le gomme soft, che devo dire si sono comportate abbastanza bene anche se hanno un'usura molto importante, quindi a fine gara dovrò stare molto attento per evitare di girarmi e quindi buttare tutto nella spazzatura. Vi faccio vedere comunque l'assetto che ho utilizzato per questa pista di Miami. Sono andato durante le prove libere a smanettare abbastanza, quindi aerodinamica. Adesso passiamo alla trasmissione, geometria delle sospensioni, sospensioni, freni ed infine le gomme, che non le ho toccate per quanto riguarda la pressione anteriore o posteriore. Direi che possiamo cominciare con il giro di formazione e ragazzi, speriamo che questa volta riusciamo a guadagnare un po' di punti e di finire la gara anche. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Allora, devo dire che come circuito è veramente bello. Ci sono alcuni tratti un po' difficili, come questa serie di S qui sul primo settore.
ma quello tosto è il secondo settore, dove si passa sotto un cavalcavia, sotto un ponte, ed è la parte più lenta del circuito, dove è facile davvero girarsi e ci sono anche dei cordoli piuttosto importanti, quindi è facile danneggiare anche il fondo in quel caso. Come al solito dobbiamo cercare di riscaldare al meglio le gomme e anche i freni e speriamo di fare una buona partenza, che è un'altra delle cose che ancora non riesco a fare bene, e quindi dovrò prestare molta attenzione per evitare di finire addosso a qualcuno. Questo è quasi l'inizio, o già l'inizio del secondo settore, non ricordo con esattezza, ma ci stiamo avvicinando a quella zona di cui vi parlavo, ecco il cavalcavia qui sopra, e come potete vedere questa è la parte più lenta del circuito, con questa leggera salita e questa S veramente lentissima, per poi riportarci sul secondo rettilineo rispetto a quello che è il rettilineo principale e il rettilineo più lungo del circuito, dove si raggiungono velocità di punta, nel mio caso intorno ai 330 km/h, ma bene o male sono tutti lì. Stiamo avvicinando, oh, quasi arrivo addosso a Schumacher, vediamo se riusciamo a fare un buon piazzamento anche per quanto riguarda la zona di partenza. Ok, vabbè, verde, niente male, dai ragazzi, si parte. Siamo non male come partenza stavolta, trovo uno spazio, ah, però riesco a non toccare nessuno, qualcuno, ah, difficile, difficile, abbiamo perso una posizione con Sebastian Vettel, attiviamo subito la modalità sorpasso, vediamo se riusciamo a sfruttare la scia e a rimetterci di nuovo in gioco. Ah, vado un po' largo qui, ma non mollo. Ok, giù tutto il piede, vediamo se riusciamo alla fine del rettilineo a fare una staccatona e metterci davanti a Vettel. Non sarà facile staccare la modalità sorpasso, niente da fare, sono troppo lontano. Wow, Tsunoda, e io ci riprovo, mamma mia, ci tocchiamo, è un pazzo Tsunoda. All'esterno non riesco. Ok, information on science. Ok, ah. It looks like the problem's terminal. They're retiring the car. Ok, l'abbiamo riguadagnata non so come, forse tagliandogli un po' la strada. Wow ragazzi, che inizio. Dai box mi hanno detto anche che mi sposto, non ti faccio passare, sennò da. Ah, lì ci prova, io stacco più tardi. Ah, quasi arrivo anche addosso a Vettel. Sono largo ma mantengo forse la posizione. Siamo appaiati ragazzi. Modalità sorpasso attiva. Sono in scia, ci riesco. Sì, ok. Dai, dai. Ok. Questa ragazzi è davvero una bella gara fino adesso. Comunque siamo in sedicesima posizione. Non devo mollare, devo cercare di rimanere incollato a Stroll. Vediamo se riusciamo. Ah! No, no, vabbè ragazzi. Safety cars out. We need you to reduce your pace. It looks like there's a high amount of debris on the track. Be careful. No, vabbè. Non ho capito neanche cosa è successo. Siamo senza ala.
ma è colpa di quel pazzo di Tsunoda. Accidenti. Sto andando benissimo. Però purtroppo non possiamo tornare indietro. Niente flashback, ragazzi, quindi ripariamo l'ala. Andiamo a mettere un set di gomme soft. E non c'è altro. Perché mi sembra di aver perso completamente l'ala anteriore. Giusto? Ah, non riesco a cambiare. Sto confondendo tantissimo. E sembra che Alfa Romeo abbia richiesto una sosta nei box. Si concentreranno su un pit stop veloce, ma riusciranno a non perdere tempo prezioso? Stiamo vedendo. Eh sì, abbiamo perso l'ala. Anzi, Tsunoda deve essere assolutamente squalificato, perché veramente è un pazzo. Ovviamente abbiamo un'altra sosta da fare, perché non possiamo riuscire a completare la gara. Abbiamo cambiato troppo presto. Comunque sono sempre del parere che l'intelligenza artificiale lasci un po' a desiderare, eh? Perché non gli ho tagliato la strada, magari ho stretto un po' la traiettoria, ma non credo di avergliela chiusa in faccia la porta, quindi non so. Batterie completamente scariche, ma credo che abbiamo un problema alle batterie, perché con l'incidente che abbiamo avuto mi sa che abbiamo perso la parte ibrida, o comunque l'utilizzo delle batterie, e questo è un problema. Sembra che si siano riprese adesso. Vediamo se riusciamo a fare un giro più tranquillo e cercare di recuperare un po' di batterie. Devo comunque raggiungere la coda della safety car in ogni caso, perché siamo ancora in regime di safety car. Devo stare attento, che abbiamo un carico aerodinamico veramente basso, quindi se non faccio attenzione col piedino perdiamo. L'abbiamo raggiunto gli altri. Ripartiamo comunque in 17esima posizione. Forse non è stata un'idea saggia montare le gomme soft, magari avremmo dovuto montare un set di gomme medie nuovamente, oppure un set di gomme hard e andare fino alla fine, anche se diventa sempre più difficile con delle, con un set di gomme più dure. Sì, sì, arrivo, arrivo. Abbiamo il fondo danneggiato. Resta dietro a Schumacher. Siamo dietro a Schumacher. Adesso possiamo risparmiare un altro po' di carburante. E comunque dietro abbiamo sempre Tsunoda, che spero gli abbiamo dato 20 secondi di penalità. Safety car rientro in questo giro, bene, cerchiamo di stare belli incollati a Schumacher. Ok, va bene. Siamo ancora in regime di safety car. Vediamo quando ripartiranno. Ok, si riparte.
track is clear, green flag. Allora, con le gomme soft. Con le gomme soft penso che abbiamo una chance di superare almeno Schumacher e qualche altro, ma comunque abbiamo sempre un'altra sosta da effettuare. Siamo vicinissimi, vediamo se riesco a sfruttare in trazione. Modalità sorpasso. Se ne vanno ragazzi, non riesco a raggiungerli, sono in scia, vediamo. No, non posso farcela. Ma ci riproviamo. Succede di tutto qui. E Tsunoda di nuovo, accidenti. Non te ne andare. Ottimo controllo direi. Abbiamo perso di nuovo la posizione sul maledetto Tsunoda. È come se non avessi trazione in accelerazione, quindi se ne vanno che è un piacere. Ma comunque dipende anche dal mio livello di abilità. Ma penso di dover scendere un pochino ragazzi, perché se no così mi annoio io, vi annoiate anche voi. Batterie scariche. Adesso? Ragazzi, se mi supera Vettel a 22 secondi con le gomme dure, non faccio più video di Formula 1. Non riesco a raggiungerli, niente da fare. DRS has been enabled, DRS is now enabled. Copy. L'ho capito che siamo a un secondo e mezzo, ma io non riesco a raggiungerlo Tsunoda. E ho le gomme soft, lui conta delle gomme medie. Difficile. Perdiamo in realtà sempre più tempo, non so se dipenda anche dal fatto che abbiamo fondo danneggiato, le gomme soft che cominciano a cedere, però veramente tosta. Non eravamo partiti neanche tanto male, abbiamo fatto una partenza tutto sommato pulita, eravamo lì a giocare con Vettel davanti.
Si è aperta la finestra del pit stop. Adesso rientreremo per il nostro secondo. Ho capito e lo sento come se perdo grip. Quanto è difficile questa parte. Niente da fare, perdiamo più o meno un secondo al giro rispetto a Tsunoda. E adesso rientriamo ai box e andiamo a montare l'ultimo set di gomme, che in questo caso saranno le gomme medie. E sembra che Alfa Romeo abbia richiesto una sosta nei box. Si concentreranno su un pit stop veloce, ma riusciranno a non perdere tempo prezioso? Stiamo a vedere. Caro Vanzini, dobbiamo concentrarci su cambiare il livello di difficoltà, davvero, perché... Ah, abbiamo montato un altro set di gomme soft. No, questa proprio non l'ho capita. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Dovremmo completare la sosta. Comunque hanno fatto un casino quelli dei box. Io non riuscivo chiaramente col DMF ad andare a modificare quello che era la strategia di gara. Però effettivamente avermi montato le soft per, non so, 3 giri, quello che sono stato, e adesso rimontarmi un altro set di gomme soft, probabilmente usate, perché non credo che ne avessi più disponibili nuove, beh, non lo so fino a che punto. Sarebbe stato meglio forse montare un set di gomme medie, magari tirare fino alla fine, ma era impossibile, perché bisognava fare il cambio di mescola. Quindi la cosa ideale forse era montare la gomma hard e andare fino alla fine. Però purtroppo l'intelligenza del gioco, insomma, fa un po' quello che vuole. Comunque non so come, in realtà abbiamo mantenuto la 17ª posizione solo ed esclusivamente perché Vettel era a 22 secondi, quindi non abbiamo perso la posizione su Vettel, che intelligentemente ha montato le gomme hard. Ma comunque ci ritroviamo in 17ª posizione, dove comunque adesso Ocon e Stroll sono ai box. Vediamo se riusciamo a uscire davanti a uno di loro. Non ne sono sicuro. Ma temo proprio di no. Li ho visti dal riquadro in alto ai box, ma probabilmente avevano un distacco rispetto a me così grande che sono tranquillamente riusciti ad uscire dai box senza perdere la posizione rispetto a me. Comunque abbiamo adesso... Ok. Va bene. Ci comunicano che appunto stanno usando un compound duro, quindi sia... Stroll, che Ocon stanno utilizzando le gomme hard, quindi magari non avranno una performance ottimale e forse possiamo raggiungerli, non lo so. Sono comunque a 7 secondi. Valtteri è appena entrato in box, figuriamoci. Il caro Valtteri in questo inizio stagione sta facendo molto meglio. Valtteri is in for a stop.
Anche Walter il test stop. Strano. Stiamo recuperando forse qualcosina. Vediamo, vediamo ragazzi. Seconds. 6 secondi e 5 rispetto a Stroll. Quanto odio questa parte. E tra l'altro è la parte in cui vado a perdere tantissimo rispetto a chi ho davanti. Perché eravamo a 5 secondi e 8 di distacco, dopo il secondo settore e quella zona lì siamo di nuovo a 6 secondi e 2, quindi non riesco a recuperare tantissimo in realtà. Hamilton, okay, giro veloce. 5 laps of fuel remaining, 5 laps of fuel left. Ok, gap ahead is 6.4 seconds. Ah, ecco cosa vi dicevo all'inizio, che a fine gara le gomme soft cominciano a perdere qualcosa e se non sto attento finisco a muro, anche se devo dire che in questa gara di controlli al limite ne ho fatti credo un bel po'. Però ragazzi, prossima gara abbassiamo leggermente il livello di difficoltà, perché mi rendo conto che sono veramente molto più forti di me così, e magari riusciamo a divertirci un po' di più, magari riusciamo a fare qualche sorpasso in più in pista, riusciamo a guadagnare qualche punto in questa stagione che al momento sembra veramente un disastro. Valterino sta andando veramente molto meglio e sono curioso di vedere a fine gara se avranno dato una penalità a Tsunoda. Comunque Vettel è riuscito a raggiungerci con le gomme hard, quindi questo mi fa capire che devo per forza abbassare un attimino il livello di difficoltà per divertirmi. Perché così diventa un po' frustrante, dai. E comunque dobbiamo divertirci noi. Forse è divertente per voi magari vederti fare controlli al limite, insomma dannarmi. Dannarmi perché non riesco a superare nessuno.
però io non mi diverto tantissimo. Siamo all'ultimo giro e abbiamo Vettel incollato e sono sicuro che ci proverà. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Ma sono sicuro che sarà più onesto di Tsunoda eventualmente, ma visto che nella vita reale Vettel si ritira, magari gliela rendo facile. Comunque ha 8 decimi, vediamo se riusciamo comunque a tenerlo dietro. Dai, si avvicina tanto. Questo è molto vicino, mezzo secondo. Vicinissimo. Avrà DRS in uscita, ragazzi. Trazione pazzesca per lui e non posso fare niente. Ho anche le batterie staccariche, posso provare a staccare un po' dopo, ma niente, finisco anche lungo. Tocco anche il muro alla fine, va bene, dai. Comunque l'abbiamo finita. Ho cercato di resistere un po'. E chiaramente finisco ultimo perché Latifi e Sainz si sono ritirati. Un altro disastro. Però ragazzi, allora, d'accordo, schippiamo qua, andiamo avanti. Ed ecco la bandiera a scacchi, una vittoria. Credo che abbia vinto Sergio Perez. Sì, è stato proprio lui a vincere. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando torniamo ulteriormente gli avversari per il titolo. Alla workstation. Un'altra gara di... Ok, abbiamo Yuki Tsunoda che sarebbe il nostro rivale, l'ho selezionato in prove libere. Allora, devo dire che per forza di cose bisogna andare un po' a limare la difficoltà perché così non riusciamo. E la prossima gara comunque è il Gran Premio di Spagna che chiude così, almeno per questa prima fase, il cerchio delle gare che non conosco, dei circuiti che non conosco, quindi mi aspetto di riuscire a fare meglio. Andiamo immediatamente però in tempo reale a modificare le impostazioni e vi faccio vedere che comunque, così come vi dicevo all'inizio di tutta questa serie di video, non sto utilizzando nessun aiuto se non la traiettoria in 3D solamente impostata nelle curve, ma poi non abbiamo nient'altro, mentre il livello di difficoltà lo avevo alzato fino ad arrivare credo alla difficoltà difficile, ma adesso torniamo indietro di un solo punto, scendiamo ovviamente il livello di difficoltà dell'intelligenza artificiale, quindi passiamo da difficile a medio, ma magari ragazzi ci aiuterà a scalare la classifica, a fare delle gare un po' più divertenti, dai, dal punto di vista dei sorpassi e di tutto il resto. Lasciamo le impostazioni così, quindi le salviamo. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana al Gran Premio di Spagna su Formula 1 2022. Un saluto da Alkinglob e a presto. Ciao!